Buonasera, mi siedo anch'io con voi intorno al vostro tavolo, nel vostro salotto, per pregare un momento insieme a voi. Chiediamo però di imparare a pregare. Mettiamoci alla presenza di Dio, cerchiamo di avere in noi quell'atteggiamento che Gesù aveva pregando il Padre. La parola che voglio proporvi questa sera è la gentilezza. Papa Francesco, nell'enciclica Fratelli Tutti, dedica alcuni numeri proprio a questo orientamento, recuperare la gentilezza. Ecco perché la preghiera è quel tempo che noi affidiamo a Dio perché lo Spirito di Dio, ci conformi all'umanità di Gesù, il Figlio di Dio. E quindi lo Spirito di Dio può produrre in noi i suoi frutti, come dice Paolo, i frutti dello Spirito sono amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, fedeltà, mitezza, dominio di sé, i tratti di una umanità gentile. Ecco, sono quelli che possono rendere più semplice la vita di tutti, sia in casa che in ufficio, che a scuola, che facendo dello sport. Una umanità gentile. Le parole ispirate sono le parole che fanno del bene, le parole gentili. Paolo mette in guardia, dice, nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per una opportuna edificazione, giovando a quelli che ascoltano. Mentre preghiamo e ascoltiamo queste parole, mi sembra che tutti comprendiamo che è tanto stupido che tra persone che stanno insieme, che lavorano insieme, che abitano vicini, spesso si dicono tante parole cattive, parole aspre, parole che recano tristezza e che fanno arrabbiare. Proponiamoci questo recupero della gentilezza che conforma la nostra umanità all'umanità di Gesù. Preghiamo questa sera per tanti paesi, per tante situazioni dove invece domina la violenza, l'aggressività, quella tendenza a farsi del male. Preghiamo per i vicini e per i lontani. Vorrei raccomandare in particolare alcune guerre dimenticate, lo Yemen, una regione del Sahara occidentale, del Marocco, ecco, tanti posti di cui non si parla quasi mai, pure lì c'è gente che soffre, che muore, che si fa del male, se avessimo un po' la capacità di recuperare la gentilezza. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Invoco la benedizione del Signore per voi che pregate, per tutti quelli che hanno bisogno di una consolazione speciale, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.